Salve, sono Luca Mion della Mion Design, un'azienda che nasce oltre 50 anni fa. L'abbiamo ridotta per dare un servizio migliore alla clientela. La seguo praticamente da solo e nel piccolo showroom abbiamo un po' tutti gli elementi d'arredo per la casa. Nel senso che, data una tipologia di cucina piuttosto che di camera, abbiamo poi una sezione materioteca sulla quale ragionare e vedere colori e finiture da poter utilizzare ad hoc per ogni esigenza. Incontri d'arte nasce dalla mia passione per l'arte. Chiacchierando con artisti, amici e quant'altro, abbiamo constatato che solitamente le opere d'arte vengono esposte in gallerie su pareti fredde, piatte, e ci siamo detti: ma perché non provare ad inserirle in un contesto dove potranno poi un domani vivere, cioè ambientarle in un contesto più reale della casa, dove potranno veramente andare a finire. Questa cosa ha riscontrato parecchio successo da parte degli artisti, appunto, e in questo caso stiamo facendo la seconda esposizione perché ho incontrato gli artisti Marisa Spinelli. La mia pittura, come un close-up nel quotidiano. Enrico Faggio. E Mara Isolani. Noi, come impronte d'uomo, figure dorate e la nostra ombra che si proietta. E abbiamo deciso di organizzare questa mostra perché le loro opere piacciono parecchio e ritengo che stiano sempre bene e siano molto piacevoli da vedere all'interno di un negozio d'arredamento. Mi piace l'idea di farvi vedere questo quadro perché è un quadro al quale sono molto molto affezionata e che riassume un po' quello che è il mio senso artistico. Ed è un quadro che nasce pensato, nel senso che ho preso le viti, le ho buttate su un tavolo, le ho fotografate io, chiaramente ho curato la composizione, l'ho ritagliata e l'ho riprodotta. Ma queste viti sono importanti per me perché non sono degli oggetti, sono degli oggetti che io voglio far diventare soggetti importanti. Per esempio, questo è quella che io ritengo la rappresentazione di una famiglia: il papà, la mamma e i due figli lì davanti. E poi dietro c'è una tecnica che io adoro, che è lo sfumato, e con questo io voglio rappresentare quello che è un po' il contorno importante per la famiglia, quindi gli amici, i parenti, ma che non sono singolarmente la famiglia, che è la zona a fuoco. Dopodiché ho preso una decisione ribelle, si può notare una spatolata gialla di colore che va a rompere completamente gli schemi, crea un'atmosfera e fa pensare. Ecco, questo è quello che io voglio fare con la mia arte, far pensare, cioè prendere degli oggetti semplici di vita quotidiana e renderli importanti. Il viaggio, ecco, questo è il tema del mio lavoro. Il viaggio come metafora della vita. Lo rappresento attraverso gli oggetti legati al viaggio, come le auto, che sono i nostri compagni di viaggio, auto d'epoca, perché così hanno molte più vicissitudini da raccontare, ricordi da trasportare a chi li guarda. E poi i personaggi del viaggio, i turisti, che siamo noi, noi nella vita, noi nei momenti della giornata, noi che ci muoviamo, perché la vita è movimento, colti nei momenti che sono meno preparati, quindi anche in momenti improvvisati in cui siamo un po' più scomposti, però è così che siamo reali. Mi piace la realtà, il quotidiano, il mondo che ci circonda e le persone raccontate per quelle che sono, con i loro difetti, quindi non per forza persone bellissime, donnine belle messe in posa, ma persone reali, con i loro difetti.
più grasse, più magre. Siamo noi. Siamo noi, la vita, il viaggio della vita. E nel quotidiano le visioni urbane, la street art che incrociamo tutti i giorni per le nostre strade, inserita all'interno del quadro. E infine la sintesi, un tipo d'arte dentro un altro tipo d'arte. Questa mostra ho voluto portare delle opere che sono un po' il riassunto di vari tipi di lavorazione che faccio nella mia bottega. E sono qui in fianco a una scultura che ho chiamato Wilson, personaggio fantastico del film Castaway, per riuscire a riportare quello che sento dentro quando sono all'interno della bottega. E cioè riesco a parlare con la materia che riesco a forgiare in questo caso. Questo mio lavoro rappresenta un voler volare su un tappeto volante, nel senso che quando non si trovano più le ali, col pensiero si riesce a volare lo stesso.